Salve gente, video super flash per parlare dei nuovissimi iPad. iPad normali, iPad Pro che sono usciti quest'oggi. Come vi avevo detto nell'ultimo video, che è andato malissimo. Ma va bene così. E quindi comincerei subito a parlare. Sono usciti. Oltre che sono state borse e modifiche qua e là sul sito di Apple, come prezzi che si sono alzati. Apple TV HD del 2015 che si è alzata e prezzi che si sono alzati. Per farvi capire quanta rilevanza ha, hanno rilasciato anche una nuova Apple TV 4K, di cui ci siamo accorti letteralmente in tre, penso. E non vi farò un video a riguardo un po' ora meglio su tutti gli iPad, su tutte le cose, e vi parlerò anche di lei. È uscita una nuova Apple TV 4K che costa di più, tipo 220 euro, vabbè. Atroce! L'iPad Air è alzato di 100 euro, più o meno, forse anche 150. Forse anche 150. iPad mini è anche ottimo, veramente ottimo. Parliamo quindi dei nuovissimi iPad. iPad normale, giocoso, disegnoso, prodigioso, che slogan di... A partire da 589 euro dal 26 ottobre. Scusate se non guardo in camera, ma c'ho il sito Apple davanti. Io la reaction l'ho già fatta. E... aia. Sono di questi colori orrendi, di cui salvo solo l'argento e il blu, perché poi abbiamo sto rosa e sto giallo veramente inguardabili. Sono degli iPad Air 2020, stesso processore, stesso design, ma lo smart corrector lo mantengono come nell'iPad vecchio, l'iPad 9 vecchio, che è rimasto in commercio ma è alzato di prezzo tipo qua, a 4,29 quando era a 3,89, vabbè. Quindi se dovete comprare un iPad, ora... parleremo di iPad, comprare con calma. Allora, c'ha il Touch ID, c'ha tutta quella... no, sì, il Touch ID ce l'ha almeno quello. C'ha la tastiera, però ce l'ha base, quindi non è come quella normale, che a sto punto riutilizzare le scocche di iPad Air ti costava anche meno. Vabbè. C'ha la fotocamera sul lato, ok, sul lato grosso. C'ha la fotocamera sul lato grosso totalmente a caso. C'è un iPad più utilizzabile, l'unico più utilizzabile in verticale, che ci fanno, è l'unico che ha la fotocamera in orizzontale, vabbè. Ha una tastiera diversa che ha anche dei tasti funzione, ok. Totalmente veramente a caso, guarda, questo iPad lo demolisco in qualsiasi video in cui lo posso devonire, davvero. E soprattutto... il più grande problema di questo iPad, per la quale non dovete comprarlo, ha la USB-C, ma rimane la pencil di prima l'Apple Pencil di prima generazione, con un adattatore da USB-C a Lightning. Io li ammazzo, vedo lì, li ammazzo uno a uno. Io voglio sapere chi è che ha concepito st'idea del cazzo. È veramente una roba atroce. Va da 64 GB a 256. E da 256 io vi vorrei dire quanto costa. 789. È una roba da denuncia, 789 per un iPad base. Io veramente sono esterrefatto di come il modello base, quindi da 64, venga anche lì 589. Su Amazon trovi l'iPad Air di quarta generazione e di quinta allo stesso prezzo. Quindi assolutamente ragazzi, questo iPad non va comprato per nessuna ragione. Se ci volete fare il video su YouTube, bene, ma poi fate il reso. Invece parlando dei nuovi iPad Pro, sono l'iPad Pro del 2021 ma con l'M2. Letteralmente, non cambia assolutamente niente. Io speravo, tra l'altro, voglio vedere se l'11 pollici finalmente ha anche lui il mini LED, ma non si capisce. E poi alla fine il prodotto è letteralmente uguale, c'ha le stesse identiche cose, c'ha iPadOS 16 che dovrebbe, non ho capito quando è. Quindi supporta i monitor esterni, fa tutta quella roba che fanno gli iPad Pro, ma basta. Quindi anche lì è un prodotto inutile che costa tanto, 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 perché arrivano anche lì dal 26 ottobre. Il modello da 11 pollici parte da 1069, quindi soli quasi 200 euro in più, e quello da 12,9 1469. Aiuto. Viene comunque meno di iPhone 14 Pro Max, però comunque davvero troppo. E il modello da 1 tera, il modello da 2 tera viene, così giusto per dire, 2,
2894 sul 12 pollici, senza il solo wifi, senza. Vabbè, se proprio vogliamo fare il massimo prezzo viene 3,44. Non mi piacciono neanche i wallpaper, nonché i colori sono rimasti gli stessi come avevamo detto nel video di oggi e basta. Conclusione, deve arrivare il video che iPad comprare nel 2022. Questo iPad Pro, se avevate intenzione prima di comprare un iPad Pro, sì, se no assolutamente no. L'iPad 10 è una roba orrenda, vi dico solo questo.